Grazie Luca e buongiorno a tutti. Come ricordava Luca, sì, guardando indietro dal 2004 che mi occupo di WordPress e che seguo un blog basato su WordPress, che faccio consulenza su WordPress e anche relativamente consulenza in ambito SEO, campagne pay per click. Oggi vi voglio parlare di landing page, ossia darvi sia alcune idee sugli strumenti, sui metodi e sulle tipologie landing page che possono esistere e di come potete sfruttarle per voi, per il vostro sito, il sito della vostra azienda o eventualmente per i clienti. Prima di tutto, quanti di voi hanno un sito? Qua è una domanda un po' superflua, però... Ok. E quanti di voi utilizzano, fanno uso di landing page? Ok. Teoricamente mi sarei aspettato un'alzata di mani uguale a quella di prima, per il fatto che chiunque ha un sito... tecnicamente ha già delle landing page, anzi ha un sito pieno di landing page. Ma quindi che cos'è una landing page fondamentalmente? Una landing page dal punto di vista puramente teorico è una pagina sulla quale qualcuno, un utente esterno, una persona esterna, atterra sul nostro sito, che arrivi da una campagna, da Google, oppure per accesso diretto, qualsiasi metodo. Noi purtroppo però siamo portati a pensare alla landing page come una pagina che usiamo solo per la campagna, o peggio ancora, solo le cosiddette squeeze page, cioè quelle pagine dove metti l'email per scaricare un ebook, oppure metti l'email per accedere a questo webinar. La landing page può essere qualsiasi cosa. La landing page è fondamentalmente la prima e spesso l'unica occasione per fare una buona impressione ai nostri visitatori. E cos'è che differenzia però una landing page, oserei dire, casuale, rispetto a una landing page per scelta? È un obiettivo. Perché fondamentalmente dietro ogni buona landing page ci deve essere sempre un obiettivo. Scusate per l'immagine, però così è più facile ricordarlo. Dunque, perché una landing page per scelta significa una landing page per la quale io ho pensato un obiettivo, quindi creo una struttura, un qualcosa che mi permette di raggiungerlo. Spesso invece sui siti abbiamo landing page puramente casuali. Scopriamo dopo tot mesi, a volte dopo anni, che quella particolare landing page, quella particolare pagina riceve 100, 200, a volte migliaia di visite al giorno. Però noi non abbiamo fatto niente di particolare, ce la siamo trovata fondamentalmente. E questa potenzialmente una landing page casuale, che però può essere sfruttata. A cosa si serve una landing page fondamentalmente? Ci serve diversi motivi. I più comuni sono questi, tipo acquistare, stimolare diciamo, un utente per acquistare o prenotare un prodotto, o ricevere comunque un omaggio, iscriversi a un webinar, richiedere che so, una visita, prenotare un contatto, scaricare... qualsiasi cosa, gli obiettivi sono diversi, l'importante è che questo obiettivo sia misurabile e vedremo dopo perché questo è importante, perché altrimenti se noi non misuriamo quell'obiettivo non riusciamo neanche a costruire una landing page efficace e soprattutto a ottimizzarla, perché su cosa lo ottimizziamo se non sappiamo qual è l'obiettivo e lo scopo di quella landing? Una domanda spesso ricorrente, soprattutto quando si tratta di campagne, è: ma posso usare la home page come landing page? Perché così risparmio tempo, fatica, non devo sbattermi a creare qualcosa, non devo contattare il designer, non devo inventarmi niente, ho già il sito. Spesso la motivazione che c'è dietro è perversa perché pensa, ok, io ho il sito, cioè ho la home page, porto l'utente sul sito, la persona sul sito, tanto poi sul sito un modo per trovare il prodotto, il cliente lo trova, c'è il menu di ricerca. Questo però è fondamentalmente sbagliato, perché una home page fondamentalmente ha così tanti elementi e così tante distrazioni che è difficile che sia strutturata per far raggiungere all'utente un obiettivo. Immaginate due campagne pubblicitarie, di che so, vendita di scarpe, magari un particolare tipo di scarpe da donna col tacco in vernice. La prima campagna punta direttamente alla pagina di quel paio di scarpe. L'annuncio era in tema, la pagina in tema. È più facile che si realizzi una conversione, ipoteticamente. Immaginate se lo stesso annuncio punti sull'home page pensando tanto la persona può cliccare su scarpe da donna, poi scarpe col tacco e poi va a cercarsi il modello. Teoricamente è vero, la strada è simile, però quante persone si possono perdere durante il percorso? Quante distrazioni può avere l'utente? Per questo che fondamentalmente l'effetto che un utente ha sull'home page è questo. Arriva... si guarda in giro, dice, oh quante belle cose, magari è entrato per un motivo, poi vede quel video e inizia a guardare il video. Magari in un articolo segnaliamo una risorsa esterna, clicca e esce dal nostro sito. Noi l'abbiamo portato pensando, così adesso mi acquista, mi compra qualcosa, si registra o fa comunque quell'azione che io avevo concepito per lui o che volevo che facesse, invece no, è uscito, ha fatto tutt'altro. Per questo che l'home page è potenzialmente pericolosa. Chiaramente ci sono home page pensate già come landing page. Molti servizi,
molti tool hanno già una landing page che è già una landing page strutturata in un certo modo, ma perché fondamentalmente tutto il sito lavora in un'unica direzione, quindi non ho un sito che parla di tanti argomenti e ho n landing page. Tutto il sito fondamentalmente in ogni punto quasi è una buona landing page. Perché la home page rappresenta ancora un problema? Perché fondamentalmente le persone che sono sul web, quindi tutti noi, hanno sempre più scelte disponibili e sempre meno tempo a disposizione. E un home page difficilmente riesce a rispondere correttamente a una domanda. Quando io cerco qualcosa su Google, voglio che il primo risultato soddisfi la mia risposta. Un home page tendenzialmente difficilmente risolve a un quesito. Va bene per ricerca di brand e quant'altro, ma difficilmente su un home page trovo direttamente la risposta che stavo cercando proprio in quel momento. E quindi la conseguenza è questa. Non vedo, non sento, non parlo. Io guardo la home page, non trovo quello che mi interessa, esco, ignoro tutti i segnali che ci sono. Posso avere anche un bel pulsante in home page, ma questo pulsante si perde tra tutti gli altri segnali. La landing page fondamentalmente ha, anzi cos'è che deve avere? Le caratteristiche principali sono limitare al massimo le distrazioni, riuscire a concentrare l'attenzione del messaggio e l'attenzione dell'utente verso un unico, singolo, preciso obiettivo. Già una landing page che ha due obiettivi non va bene, vanno create due landing page. Deve essere in grado anche, questa però è una cosa aggiuntiva, segmentare il pubblico. Ad esempio, tramite landing page diverse e persone che richiedono, ad esempio, l'iscrizione a un questionario, webinar o quant'altro, posso creare diverse landing page per segmentare il mio pubblico. Così so che le persone che hanno richiesto quell'offerta sono persone di un certo tipo, ben chiamate in gergo anche personas. Cioè, mi costruisco un profilo personale dell'utente tipo che può essere interessato, che so, ai viaggi in Madagascar in solitaria, sto sparando così a raffica a caso, oppure interessato alle biciclette in carbonio di un certo tipo. Mi creo quel segmento. È possibile fare una cosa su una landing page? Molto difficile, perché la mia landing page e la mia home page è unica. Landing page invece posso crearne n, ognuna per ogni segmento che mi interessa monitorare. E poi, in ottica puramente SEO, una landing page strutturata in un certo modo permette alle persone di trovare velocemente quello che loro stavano cercando. Cerco su Google, è molto meglio trovare una pagina che mi spiega per filo e per segno tutto ed esaurisce quell'argomento, spiegandomi bene, sollevando il mio problema, rispetto a una landing page che mi lascia insoddisfatto, che quindi porta l'utente a cercare altrove, a fuggire e quant'altro. Parlando di landing page, esistono diverse tipologie. Esistono fondamentalmente sia landing page che possiamo definire casuali o comunque welcome mat, cioè sono le pagine di benvenuto. Quando io entro su un sito, ad esempio su un blog, posso avere n landing page. Un mio blog, ad esempio, può avere 1000 articoli, potenzialmente ho 1000 landing page solo per le pagine dei singoli articoli. Oppure ci sono quelle specifiche da campagna, che possono essere le cosiddette squeeze page. Questo termine l'avete già sentito, qualcuno ha già sentito questo termine, squeeze page? Ok, sono fondamentalmente pagine di raccolta dati. Quando voi arrivate su un sito vi chiedono, per scaricare questo ebook, lascia nome, cognome e numero di telefono, oppure per iscriversi a questo webinar, lascia nome, cognome e numero di telefono. Quelle sono squeeze page, fondamentalmente pagine molto brevi, che hanno l'unico obiettivo di catturare i vostri dati, dandovi in cambio chiaramente qualcosa. Possono essere anche più elaborate, ad esempio per richieste preventivo, prenotazioni di visite o quant'altro. Oppure ci sono anche pagine di vendita, che possono essere intermedie o finali. Ad esempio, creo una pagina di benvenuto per spiegare un prodotto e per incentivare l'utente poi a acquistarlo, per evitare che l'utente arrivi direttamente sulla pagina del prodotto e magari non trovi le motivazioni, i dettagli sufficienti per acquistarlo. Prima scaldo l'utente, la persona, in modo da prepararla poi all'acquisto. Gli fornisco tutte le motivazioni, tutti i vantaggi per fare quell'acquisto che io voglio che faccia. La landing page è un tema, una disciplina che si sposa molto anche con altri settori, come ad esempio la SEO, la DV, social, il CRO, cioè la conversion rate optimization, che è appunto l'arte di ottimizzare le conversioni su una landing page. Si sposa bene con la SEO perché sicuramente tutte le tecniche e i vantaggi di una buona SEO si possono applicare a una landing page. Con la DV perché è il suo terreno d'eccezione, diciamo, d'elezione, perché quando faccio una campagna a DV, sia su AdWords, su Facebook, su altri canali,
La scelta migliore è quella di far puntare questa campagna su una landing page ben specifica, a volte separando anche diverse sottocategorie di campagna, sottocategorie di annuncio su landing page specifiche, in modo da avere la massima rilevanza tra il messaggio che voglio trasmettere o catturare tramite l'annuncio e la pagina sulla quale la persona poi arriverà. In ambito social, non mi dilungo troppo, però fondamentalmente quando noi comunichiamo qualcosa sui social, condividiamo un articolo oppure facciamo campagne specifiche ai social, la cosa migliore è farle puntare su pagine specifiche appunto per il pubblico che proviene dai social. E poi vedremo più avanti l'attività di ottimizzazione delle conversioni. Quando si parla di landing page spesso l'attenzione viene molto focalizzata sugli strumenti. Una delle prime domande, uno si chiede che strumenti devo utilizzare, come devo fare una landing page. Questi sono alcuni degli strumenti più popolari, più diffusi e più, diciamo così, quotati per realizzare landing page. A sinistra ci sono quelli che richiedono necessariamente WordPress, a destra sono quelli che possono anche richiedere WordPress, ma alcuni, come ad esempio ClickFunnels, permette di creare interi siti o funnel di conversione senza nemmeno avere un sito. Non mi dilungherò a descriverne uno per uno, e secondo me non c'è nemmeno il migliore. Dipende dalle vostre esigenze, dal fatto quante landing page dovete creare, come dovete crearle e altri aspetti che vedremo tra poco. Ci sono altre soluzioni però diverse, perché mentre quei sistemi di prima sono espressamente pensati per creare landing page, queste soluzioni sono pensate per costruire pagine in maniera visuale per WordPress, che in un certo senso e per alcuni casi possono essere anche più che sufficienti, perché è inutile, sto distruggendo la sala, è inutile imparare un sistema complesso che gestisce n.000 variabili, quando magari mi basta semplicemente una pagina di contatto molto semplice per partire. Poi più andrò avanti, più mi specializzerò, potrò passare anche ad altri sistemi. Il primo non è un'icona, ma semplicemente significa una cosa fatta a mano. Quindi io posso anche creare un mio template personalizzato, inserire i vari elementi che mi servono e costruirmi la mia landing page. Chiaramente con tutti i pro e i contro del caso. Come facciamo a scegliere lo strumento giusto su WordPress o non su WordPress? Fondamentalmente una delle prime domande da chiedersi è quante e quali landing page dobbiamo creare. Se noi abbiamo un'agenzia e dobbiamo creare n landing page a settimana, chiaramente strumenti come Lead Pages, Unbounce, così ci possono essere utili. Ci danno già template pronti, servizi di hosting già fatto, raccolta dei lead è già attiva, senza problemi. Fare una cosa del genere a mano può essere molto più onerosa. Un altro aspetto è: siamo disposti a pagare un canone mensile oppure no? Preferiamo non pagare nulla e fare a mano, oppure pagare un canone fisso, acquistare quel plugin e utilizzarlo tutte le volte che vogliamo. Un'altra piccola premessa da fare è che spesso i plugin per WordPress per creare landing page sono vincolati alla proprietà del sito. Quindi se lo comprate potete magari usarlo per 5, 6, 10, anche 20 dei vostri siti, ma non potete usarlo con la stessa licenza sui siti dei clienti. È una cosa buona da sapere, da valutare quando dovete scegliere in base al costo. Anche il numero di template già pronti può essere una variabile interessante, anche se spesso affidarsi al fatto che tanti template hanno avuto successo in passato o hanno avuto successo per altre campagne, non è detto che abbiano successo per la vostra. Non è che se io ho utilizzato un template che ha avuto successo, che so, per scaricare un ebook, lo uso per vendere un prodotto da 5.000 euro, automaticamente ottengo lo stesso tasso di conversione, questo è chiaro. Oltre agli strumenti, è utile capire però quali sono gli elementi che vanno sulla landing page. Qua ne ho citati alcuni, non vanno presi sempre tutti alla lettera. Non è che per fare una landing page dovete seguirla come se fosse la ricetta del tiramisù o di altri piatti da seguire punto per punto. Queste sono indicazioni. Poi ogni landing page, ogni campagna, ogni realtà è un caso a sé. Uno dei punti principali è quella che viene chiamata Unique Value o Selling Proposition. E fondamentalmente questa si concretizza sulla pagina, nell'intestazione, in un eventuale sottotitolo, in alcuni elementi di richiamo e poi nella chiusura. Ma che cos'è fondamentalmente questa USP o Unique Value Selling Proposition? È l'elemento principale che deve spingere la persona a agire, a fare quella conversione. Tradotto in altri termini può essere espressa come la differenza fra i benefici percepiti e i costi percepiti. Cioè quella cosa che tu mi stai offrendo, io la percepisco molto più di valore rispetto a quello che mi costa. È importante soffermarsi sul percepito, non sul reale. Perché ad esempio, facciamo l'ipotesi di vendere un plugin per WordPress. Per alcuni pagare 50 euro un plugin rispetto al tempo che fa risparmiare o rispetto ai vantaggi che mi dà è un'inezia.
Per altri la prima cosa che vedono è però mi costa 50 euro quel plugin, quindi non vedo il vantaggio che mi dà, mi fossilizzo sul costo. In questo caso io posso avere un plugin anche il migliore del mondo, ma il costo percepito da quella persona è superiore al beneficio che lui percepisce. E questo è un vantaggio, è una cosa da tenere conto, è il primo fattore di conversione importante. Se non riuscite a superare questo punto, potete fare anche una pagina che per user experience, per scelta dei colori, per copy sia perfetta, ma se non supera questo test, quella landing page non avrà mai successo, perché semplicemente le persone lo vedono e pensano subito, non mi conviene, non mi stimola a sufficienza. Deve essere un messaggio poi chiaro e immediatamente comprensibile. Non deve lasciare adito a interpretazioni, devo capirlo. C'è anche un test, una pagina si chiama 5 Second Test, che permette di mostrare una pagina a un pubblico casuale e questi in 5 secondi devono capire di cosa si tratta. Dopo gli viene fatta una domanda, se qualcuno in 5 secondi dopo aver visto la pagina non sa che quel sito vendeva biciclette piuttosto che chiedeva di scaricare un ebook o piuttosto prenotare una visita dentistica, sappiamo già che la nostra USP, la nostra Unique Selling Proposition, va rivista, perché probabilmente è poco chiara, non è immediatamente funzionale. Altro punto, elencare sempre benefici e vantaggi. Anche questa, è una, come tutte le regole che riguardano la landing page, si presta anche, può essere messa in discussione, perché è vero che solitamente è sempre meglio elencare i benefici che non i vantaggi, piuttosto che dire, ad esempio, il dettaglio di questa fotocamera ha un obiettivo con apertura f1.8, presento il vantaggio, cioè cosa mi permette di fare? Mi permette di scattare fotografie anche senza flash, anche con poca luce. Però non sempre, perché se ad esempio noi ci rivolgiamo a un pubblico ipertecnico, magari questo vuol sapere i dettagli, vuol sapere che magari quel plugin, che so, la sparo a caso, usa tot righe di codice, oppure che è più efficiente del 2,5% rispetto a un'altra soluzione. Quindi in quel caso posso andare direttamente sulle funzionalità. Devo basarmi caso per caso, secondo di cosa sto proponendo, cosa sto vendendo, cosa sto offrendo al mio pubblico e che tipo di pubblico ho di fronte, se sono tecnici oppure no. Altri fattori più forti rispetto alle, ai benefici, le funzionalità e quant'altro, sono alcuni elementi come ad esempio l'urgenza e la paura. Se noi riusciamo a innescare alcuni concetti di paura in senso buono, nel senso di paura di perdersi qualcosa, cioè alcuni plugin o alcuni servizi, dov'è che basano il loro successo commerciale di marketing? Nel messaggio di dire, se non lo usi o se non lo acquisti ti stai perdendo qualcosa, perché molti professionisti al mondo lo stanno già usando e hanno questi benefici. E in pratica loro ti spingono ad avere questa paura, se non lo uso resto indietro, se non lo uso non sarò competente come gli altri, se non lo uso rischio magari di perdere anche clienti, perché non sono al passo con gli altri. Chiaramente non in tutti i settori è possibile fare leva su questa paura, non possiamo spingere alla paura che so, i bisogni primari di Maslow, al cibo, al freddo e qualcosa, se vendiamo un plugin, è chiaro. Però possiamo usare questo concetto per spingere oltre. Un altro fattore, ad esempio, è l'urgenza. E l'urgenza non è il classico messaggio in offerta solo per oggi, oppure alcune situazioni assurde, tipo questo ebook è disponibile solo, gli ultimi 10 ebook disponibili, anche per un PDF. È un po' dura. Altro fattore da sfruttare è la cosiddetta riprova sociale, espressa benissimo da Robert Cialdini, insieme ad altre armi della persuasione che lui elenca correttamente, e in pratica si basa sul concetto che se noi vediamo che molte altre persone hanno già fatto questa scelta, hanno già acquistato questo prodotto, hanno già sottoscritto questo servizio, tendenzialmente siamo più portati a imitare quella scelta. Quando noi vediamo un plugin già scaricato da 1 milione di persone, oppure che un podcast al quale si sono iscritti 2 milioni di persone, di ascoltatori, siamo inconsciamente più incentivati. Non è una cosa che è perché in quel momento la nostra razionalità cade e seguiamo il flusso. Fondamentalmente l'uomo non è un animale, è un animale razionale, ma è un animale che razionalizza, quindi tende comunque a seguire questi meccanismi molto automatici. Elemento indispensabile in una landing page è la cosiddetta call to action, il famoso bottone, che può essere anche non sottofuori in bottone, ma spesso è così. E, è strutturato in due componenti, quella visuale, che serve a dire dove devi cliccare, e quella testuale, che risponde alla domanda perché dovrei cliccare lì. Quindi deve essere comunque chiaramente distinguibile sulla pagina, non deve confondersi con altri elementi e deve darmi una seria motivazione perché dovrei cliccare quel pulsante.
deve essere chiaro, deve ridurre al più possibile i possibili attriti, paure, ansie del tipo cosa succederà dopo, perché sembra una sciocchezza dire cosa succederà mai con un bottone, però in effetti il fatto di aver paura di acquistare inconsciamente qualcosa o di lasciare i nostri dati a chissà chi oppure a chissà cosa succede nella pagina successiva è importante, quindi essere il più possibile chiari su cosa succederà dopo, ad esempio scarica l'ebook oppure partecipa al webinar, oppure diventa, specialista in SEO, se vendiamo un corso di SEO. Può essere comunque una buona idea alternativa rispetto al classico clicca qui o iscriviti, che è molto generico. Questo per evitare una sensazione di questo tipo, che quando uno lo clicca si trova dopo spiazzato di dire oddio cosa è successo, cosa ho fatto, ho cliccato qualcosa che non avrei dovuto cliccare. Anche la pagina di conferma, dopo aver compilato un modulo comunque convertito, può essere utile per proporre altre soluzioni, per evitare che l'utente in quel momento, quella persona che in quel momento che è molto calda perché ci ha dato i suoi dati, ha scelto di scaricare un ebook, ha scelto di partecipare a qualcosa, è abbastanza calda, quindi interessata, magari anche altri servizi. Un'ottima idea, ad esempio, è fornire un bonus. Hai scaricato questo, hai acquistato questo, guarda che in omaggio ti do anche un video tutorial, piuttosto che delle spiegazioni, oppure un periodo di consulenza gratuita per utilizzare meglio il servizio. È un qualcosa per fidelizzare maggiormente il consumatore o la persona in quel momento. Quando si tratta di landing, l'abbiamo accennato prima, è importante definire obiettivi. Obiettivi possono essere di diverso tipo. Qua ho messo, i più classici sono le iscrizioni, il numero di download. Ce ne sono alcuni anche, come ad esempio, il tempo sul sito o il numero di pagine viste. Qualcuno potrebbe storcere il naso, perché in una landing page cosa me ne faccio del tempo sul sito o il numero di pagine viste. Ci sono alcune realtà, come penso, siti che vivono di page view, siti di testate giornalistiche, per i quali il numero di pagine viste è importante. Altri siti potrebbero basare la loro attività anche, non so, siti di supporto. Un sito di supporto che funziona bene ha un basso tempo sul sito, perché se l'utente sta sul sito troppo a lungo significa che non trova la risposta. Spesso mi capita di sentire in agenzie e in aziende valutare positivamente il fatto che il proprio sito abbia 10 pagine viste per ogni sessione o durata media della visita di 5 minuti e dicono ha un altissimo engagement. No. O anche voler dire che le persone girano sul sito come pazzi, sbattendo contro i muri, e non trovano quello che stavano cercando. Quindi non è sempre positivo, va valutato anche qua, caso per caso. Con Google Analytics potete tracciare praticamente, non dico tutto, però molto. Alcuni elementi sono, ad esempio, quando raggiungiamo una pagina di ringraziamento, compilo il modulo grazie per aver, traccio quando raggiungono quella pagina, oppure la durata della visita, pagine viste, ma qua non mi soffermerei molto. Gli eventi, cioè anche quando fanno determinate azioni, possono essere tracciate come evento. Oppure anche, alcuni è interessante vedere anche la frequenza di rimbalzo, che è una metrica diagnostica, quindi non è un punto di riferimento, il mio sito deve avere quella frequenza di rimbalzo. Però può essere utile per diagnosticare certe cose. E vi invito a documentarvi, a cercare, a analizzare anche la cosiddetta adjusted bounce rate. Spiego un attimo velocemente. Fondamentalmente il bounce rate è quando l'utente rimbalza, arriva su un sito, non fa nulla ed esce. Però in molti siti questo aspetto può essere anche positivo, se l'utente ad esempio mi sta 5 minuti sulla pagina e fruisce tutto il contenuto. Solo che se io non uso la cosiddetta adjusted bounce rate, io lo vedo alla stessa maniera di un utente che sta sul sito un secondo e scappa. Quindi dategli un'occhiata, perché secondo me è un parametro da implementare sempre nelle analytics. Vediamo poi alcuni problemi che ci possono essere. Uno su tutti è il mito della landing page perfetta. Molti di voi si sono già documentati, hanno già cercato informazioni sulla landing page, avranno visto mille volte immagini di questo tipo. La landing page perfetta deve avere il titolo là in alto, poi una bella hero image a sinistra, modulo di contatti a destra, sotto i testimonial e quant'altro. Sono un po' panzanate da un certo punto di vista, perché ogni situazione ha una sua storia, sue motivazioni e quant'altro. Sono un ottimo punto di partenza. Non basate tutta la vostra attività sul fatto io ho fatto la landing page come hanno detto loro, come c'era quello schema, perché altrimenti se tutti basassero la loro landing page su questo schema, il mondo sarebbe pieno di landing page perfette, ma non è così. Altro punto, qui prestare massima attenzione, sono le cosiddette best practice, oppure i test condotti da altri. Mio cugino ha messo i pulsanti arancio e ha convertito il doppio rispetto al mese precedente. Oppure quel test che viene magari spacciato per miracoloso, di quel che so, hanno cambiato il testo, modificato quell'immagine, ha messo la donna piuttosto che l'uomo, hanno incrementato le conversioni del 300%. Sì, in quel caso. Nel tuo può essere tutto l'opposto.
e soprattutto attenti ai consigli di ippopotamo. In ogni azienda spesso c'è quella persona che spesso è quella che viene più pagata o comunque quella più autorevolezza, che gira tremendamente per gli uffici dando consigli ad minchiam su quello che succede e quello che si deve fare. Una delle ultime cose che ho sentito è una frase del tipo: i pulsanti arancio convertono di più. Cioè, primo, rispetto a cosa? Secondo, in che situazione? Perché se è un sito completamente arancio, con tutti gli elementi arancio, un pulsante arancio difficilmente farà la differenza. Anche metti la foto ragazza in costume a centropagina, perché si ritiene anche qua spesso erroneamente che per forza va messa una ragazza perché converte più di un uomo. Dipende da cosa sto vendendo. Quindi testate sempre, non fidatevi mai di ho letto che, ho sentito che, oppure peggio della persona che passa e dice fai così perché funziona. Se non c'è una base oggettiva, è come il bello o il brutto. È bello o brutto, ma sempre per te. Bello o brutto non è un criterio funzionale, non è un criterio che stabilisce il successo o l'insuccesso di una pagina o di qualcosa. Questi sono i sei fattori principali, almeno alcuni dei sei fattori principali, che influenzano maggiormente le conversioni. USP l'abbiamo visto prima. Cosa propongo? La rilevanza, cioè che rilevanza c'è tra il traffico che mi arriva e il messaggio che io gli veicolo. Se arrivano sul mio sito mamme e la mia landing page è rivolta alle nonne, difficilmente avrò conversioni. Deve esserci chiara rilevanza tra annuncio, quindi traffico che mi arriva, e il messaggio sulla pagina. Deve essere chiara, deve stimolare urgenza. Mentre alcuni elementi come ansia e distrazione distraggono comunque e riducono le conversioni. Per esempio l'uso di immagini di persone. Se queste persone spesso guardano verso il modulo, guardano verso la call to action, può aiutare perché indirizzano inconsapevolmente l'attenzione del visitatore verso quel punto. Immagini di persone che fissano il visitatore distraggono, perché inconsciamente siamo portati a ricambiare quasi lo sguardo e a guardare la persona, quindi perdiamo il contatto con il modulo e guardiamo quella fotografia. Questo giusto per dirne una. Ci sono parecchi strumenti per effettuare dei test, alcuni più evoluti di altri. Io personalmente ho più competenza con Google Analytics, Visual Website Optimizer e Optimizely. Questi permettono di effettuare A/B test, test multivariati e altre sperimentazioni sulle pagine. Una cosa importante da dire per i test è che se la vostra pagina ha pochissimo traffico e pochissime conversioni, è molto difficile fare dei test efficaci, perché se voi implementate un test e questo test impiega 6 mesi a dare delle risposte, in 6 mesi sono cambiate così tante condizioni che ormai il test non è quasi più valido. Pensate poi, i test multivariati vanno molto di moda. Io personalmente, quando ho iniziato, ero un drogato di test multivariati, li facevo per qualsiasi cosa, anche senza motivo, solo per il gusto di farlo. Si poteva fare, lo facevo. Ho imparato tante cose, ho sbagliato, errori che non li farei più e spero che voi non li facciate. Perché fondamentalmente se io faccio un test multivariato, ad esempio cambio, provo 3 titoli, 3 paragrafi e 3 immagini, in modo che il sistema automaticamente provi le varie varianti. Sono 3 per 3 per 3, 27 varianti di pagina. Con 27 varianti di pagina, se il vostro sito ha 10, 20, 30 visite al giorno e converte una volta al mese, forse i vostri nipoti potranno vedere l'esito del test, voi sicuramente no. Quindi è importante valutare tutti questi parametri prima di fare un test, e soprattutto quando fate un test pensate che un test serve per validare un'ipotesi, non per provare qualcosa di diverso e vedere come funziona. Ad esempio un test che parte dal concetto di proviamo il rosso e vediamo come va, ha poca validità, perché il test, sia che vada bene sia che vada male, vi deve insegnare qualcosa, vi deve trasmettere un qualcosa che vi permette di fare altre modifiche. Avere solo la sensazione che i visitatori in questo mese hanno preferito il rosso non vi dice assolutamente niente. Vedere invece che un certo tipo di linguaggio, un certo risalto maggiore del pulsante piuttosto che altri elementi vi ha aumentato le conversioni vi può aiutare. E soprattutto non fissatevi solo con l'obiettivo conversione, ma guardate il valore finale. Ad esempio, se il mio sito che so il mese scorso ha fatto 100 visite e 10 iscrizioni alla newsletter. Di queste 10 iscrizioni alla newsletter, 5 sono diventati clienti. Ok, mi va bene. Il mese successivo ho cambiato qualcosa, che so, ho avuto sempre le mie 100 visite, ho avuto 30 iscrizioni alla newsletter, un cliente. Se io guardassi le conversioni direi, è andato benissimo, perché ho triplicato le conversioni rispetto al mese precedente. Sì, però il fatturato è un quinto.
perché ho avuto un solo cliente rispetto ai 5. Quindi attenzione a non fossilizzarsi sulle conversioni, ma guardare sempre l'obiettivo finale. Qua è un esempio di alcuni test fatti con Visual Website Optimizer. Un elemento fondamentale di test è il cosiddetto intervallo di confidenza o validità statistica. Cosa rappresenta? È in pratica quel numero che vi dice la probabilità che questo test sia dovuto a reali fattori dovuti all'esperimento e non al caso. Perché se voi non usate questo strumento e fate attività, diciamo così, ad occhio, rischiate di pensare che il test abbia avuto esito positivo, ma in realtà è tutto dovuto al caso. Quindi prestate molta attenzione a questo strumento che viene fornito a tutti i vari strumenti di statistica. Nella strategia per ottimizzare la landing page, per creare una nuova, è fondamentale definire obiettivi, monitorarli, curare il traffico che arriva sulla pagina, trovare nuove idee da sperimentare, però pianificando... Nessun problema. Eravamo preparati anche a questo. Trovare idee da sperimentare per i test, testarle, implementarle e godersi successo. Grazie per l'attenzione. Sono sicuro che ci saranno dozzine di domande. Ma noi ne prenderemo solo... Sì. Alla fine ho pigiato sull'acceleratore. Dove è la prima? Nessuno. Devo farle io? Allora la faccio io. Mi è piaciuta molto l'idea dello svalidare questo concetto di test multivariante. I test multivariante sono uno dei miei nemici, dei miei arcinemici, e quindi mi piacerebbe che tu dessi ancora un po' della tua esperienza su quelle che sono state le peggiori esperienze con i test multivariante che ti sono capitate. Ok. Dunque, una delle esperienze peggiori, diciamo, è stata quando ho dovuto fare la consulenza per un cliente, per un suo sito, nel quale aveva già implementato test multivariati, con una problematica simile a quella descritta nell'esempio precedente, ossia aveva creato così tante varianti, arrivando a 128 varianti di pagina, in cui era praticamente impossibile avere dei test, ma soprattutto erano state prese decisioni durante il test, cioè praticamente... Durante l'andamento del test, non appena aveva visto variare un po' le conversioni di una variante, aveva iniziato a implementare quello, quindi modificando la pagina a test in corso, cioè una follia sulla follia. Quindi la cosa importante quando si effettua un test è basarsi su quei 6 punti, cioè ad esempio la rilevanza, l'urgenza e quant'altro, e pensare, ok, se io cambio quell'elemento, voglio ottenere un incremento delle conversioni perché ad esempio così ho creato maggiore chiarezza sulla pagina, però mi faccio una mia ipotesi e testo quell'ipotesi, non parto dall'idea del proviamo, cosa posso cambiare, titolo, immagine, paragrafo, testimonianze, call to action, testo la call to action, tutto assieme, così risparmio tempo. No, perché quando noi arriviamo a un certo livello di varianti rende tutto molto, molto complicato. Facciamo un esempio: se io ho 2 pagine, 2 landing page, un A/B test, il controllo, quindi la versione base, e l'esperimento. La prima pagina ha 1000 visite, la seconda 1000 visite, la prima ha 20 conversioni, la seconda ne ha 30. Io con questa differenza non ho ancora una certezza statistica che l'esperimento sia meglio del controllo. Devo arrivare almeno a 32-33 esperimenti, in questo caso, 32-33 conversioni. Quindi è importante valutare tutti questi aspetti, perché altrimenti rischiamo che l'esperimento condotto sia peggio di non farlo e mi porti su strade sbagliate, o soprattutto mi convinca a spostarmi su miglioro quel parametro perché così ho più conversioni nell'immediato, però perdo di vista l'obiettivo finale. È molto complesso, diciamo, tutta la parte di landing page, di ottimizzazione dei tassi di conversione è un po' come l'archeologia. C'è gente che si accontenta di scavare ogni tanto e trovare un vaso, c'è gente che preferisce scavare poco alla volta fino a scoprire tutta la città, perché la città è veramente molto vasta e i concetti e i tesori da scoprire sono veramente tanti. Ogni volta anch'io trovo sempre qualcosa di sbagliato e spesso anch'io cado nella trappola del tipo penso che quella cosa sia automaticamente così, tipo fai quella cosa sulla pagina sicuramente converti più. A volte vieni smentito ancora, perché comunque anche l'esperienza non ti permette di sapere esattamente come si comporterà quella pagina quando sarà into the wild, quando sarà veramente disponibile al pubblico, perché solo il pubblico, solo gli utenti, solo le persone che decretano che quella pagina possa avere successo
o no, non è la persona che dice metti l'arancio perché funziona. Bene, grazie mille. Abbiamo pochissimo grazie tempo, quindi non procediamo con altre domande qui, ma potete assalire Tiziano durante il resto della giornata. Noi ci prepariamo per il prossimo talk che avviene in pochi minuti. Dimmi. Devo fare ancora un'ultima domanda. Come ci si difende dagli ippo? Lì è veramente dura, nel senso, fondamentalmente una delle tecniche che ho utilizzato più spesso, ed è anche la tecnica che spesso serve per portare l'ottimizzazione delle conversioni o la logica del test in azienda, è quella di testare magari su aree meno sensibili del sito e riuscire a far percepire il valore, perché chiaramente se non c'è il permesso oppure se questo ippo è contrario non si riuscirà a fare un esperimento che so sulla home oppure un esperimento site wide. Però se noi proviamo a fare su un'area piccola del sito in cui facciamo percepire che qua ci sono stati risultati e traducendoli in poi fatturato, riusciamo a convincere, e anche l'ippo dopo un po' abbassa la cresta perché deve scontrarsi con dei dati oggettivi che lui non ha, perché lui si basa solo sul suo magico intuito da rabdomante e basta. Niente.